ecco che mi raggiunge. Buonasera, benvenuto. Viene da Adelphia, in provincia di Bari, e ci fa ascoltare il brano dal titolo Pomeriggio. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto. Io volevo ringraziare, credo sia doveroso ringraziare tutto lo staff e l'organizzazione sia logistica che artistica, e quindi i musicisti che ci stanno accompagnando questa sera, la giuria e tutti coloro che hanno lavorato affinché questo premio fosse una concretezza. Quindi secondo me un applauso va soprattutto per loro, innanzitutto, se volete. E poi ringrazio il mio compagno di viaggio Francesco Galizia alla fisarmonica, che mi accompagnerà. E solo due parole riguardo questo brano. È un brano che farà parte di un disco in uscita il 4 novembre, dal titolo A piedi nudi. E il brano è dedicato al pomeriggio, perché credo che sia il momento della giornata un po' più snobbato e considerato inutile, se vogliamo, perché come se fosse sospeso come un funambolo tra la veglia serale e la sveglia mattutina. E siccome credo che gli emarginati meritino attenzione, ho voluto dedicargli questa canzone, perché credo che il pomeriggio, come qualsiasi essere umano, sia fatto di sogni, paure e desideri. Pomeriggio sorprende come fanno i re magi, pomeriggio è il sussurro senza un coro di voci, pomeriggio agghindato di perle e di stracci, pomeriggio rivendica il mattino ferito, pomeriggio all'invito dopo il buon appetito, pomeriggio è l'incontro col riposo più ambito, pomeriggio di maggio o d'autunno sbiadito, pomeriggio perché non prepari un caffè e non mi insegni dalle prime ore a non aver timor dell'imbrunire, pomeriggio perché non prepari del tè e non riveli a me le tue paure e il desiderio di guardare le stelle. Pomeriggio assopito, sembra vinto d'assenzio, pomeriggio è un meticcio tra le nozze e un divorzio, pomeriggio perché non prepari un caffè e non mi insegni dalle prime ore a non aver timor dell'imbrunire, pomeriggio perché non prepari del tè Grazie Francesco Galizia e grazie alla band.